Brava Google, brava, mi sei veramente piaciuta. E qui ci vuole veramente un applauso, ragazzi, a Google, perché, ragazzi, Google finalmente è riuscita a far uscire questi video simile ad AirPlay di Google, che sicuramente molti di voi che seguono questo canale lo conoscono. Quindi, ragazzi, beh, sì, è riuscita a far uscire fuori NerbyShare, il servizio che consente di farci scambiare i file tra smartphone, tablet e computer, sia Android e sia Windows. Quindi ragazzi, ve ne parlo subito dopo la sigla. Che poi tra l'altro ragazzi, la sigla la vedete girare proprio là dietro. E sì, perché quella è la sigla di qualche anno fa che a me piace molto, minimal, dura poco, pulita. Quindi insomma ragazzi, una sigla di qualche anno fa che mi piaceva veramente tanto. Quindi ve la rimetto. Sigla! Allora ragazzi, eccomi qua. Allora, sì, sicuramente molti di voi che avranno l'iPhone conoscono il servizio AirPlay, quel servizio che consente di scambiare i file tra iMac, MacBook, iPhone e consente di farlo in una maniera veramente rapidissima senza aver bisogno di ulteriori connessioni, ulteriori cavi. La stessa cosa è riuscita a farla Google con il servizio NerbyShare, ragazzi, sì, NerbyShare, diciamo che Google è riuscita a fare leggermente la rivoluzione per quanto riguarda questa cosa qui. NerbyShare attualmente, ragazzi, indovinate un po', non è disponibile in Italia. E allora, quale mente malata di VPN non poteva far altro che attivarla e scaricarlo? Sì, ragazzi, allora per scaricarlo dovete geolocalizzarvi con una VPN negli Stati Uniti, aprire il browser con modalità in incognito e finalmente siete pronti a scaricarlo. Perché se volete scaricarlo senza VPN, guardate un po' che succede. Sì, non ci sta nemmeno il pulsante di download. Invece, geolocalizzandovi con una VPN negli Stati Uniti, vi compare il pulsante download, potete scaricarlo e di conseguenza potete installarlo. Dopo averlo installato, lui si presenta così, con un'interfaccia molto pulita, minimal, poche funzioni ma molto utili, quindi nelle impostazioni possiamo andare a scegliere se renderlo visibile a tutti, solo a dispositivi o solo ad alcune persone che utilizzano quel servizio, tenerlo sempre attivo in background. Insomma, ragazzi, quelle poche funzionalità, quelle poche impostazioni variabili, ma che sono comunque utili. Adesso arriviamo al succo di questo NerbyShare. Come funziona? Allora, praticamente NerbyShare consente l'interscambio tra i dispositivi Android e computer Windows. Sì, ragazzi, Windows, avete capito bene, l'ho detto anche all'inizio di questo video. Come funziona? Prendete il vostro dispositivo Android, che sia un tablet, che sia uno smartphone, nel mio caso lo smartphone, scelgo il file che voglio inviare, in questo caso un'immagine. Quando faccio la condivisione, scelgo dispositivi nelle vicinanze e guardate un po'. Voilà, lui trova subito i dispositivi associati perché NerbyShare va associato attraverso il proprio account Google. Una volta che ha trovato i dispositivi, scegliamo quello che vogliamo a cui inviare il file e il gioco è fatto. Possiamo scegliere anche di inviarlo contemporaneamente a due dispositivi diversi, quindi può funzionare sia sotto rete Wi-Fi e sia sotto rete, non so, 4G, 3G, GPRS, un po' come volete. Quindi diciamo che il servizio funziona anche abbastanza bene, però rispetto ad Apple ha una leggera lentezza per quanto riguarda i trasferimenti dei file. Io ho provato anche ad inviare un file di tipo 30 secondi, 40 secondi in file video, ha impiegato qualche minuto rispetto a delle prove che ho visto su YouTube in differenza a AirPlay di Apple. Quindi ragazzi, devo dire che NerbyShare è molto comodo. Io prima mi passavo i file con i dispositivi attraverso Telegram, adesso utilizzo NerbyShare, molto più comodo, mi vado a indicizzare anche i file nella cartella download direttamente, quindi non devo stare neanche lì a sbattermi più di tanto, salva da, metti questo percorso, no. Quindi un percorso già preimpostato nella cartella download del nostro computer. Oppure
si tratta di immagini nella galleria immagini del nostro dispositivo Android, se si tratta di un documento direttamente nella cartella documento, quindi diciamo che in un certo senso è automatizzato. Se volete utilizzarlo anche voi, come ho detto all'inizio di questo video, ragazzi, trovate il link qua in basso in descrizione per scaricarlo, procuratevi una VPN, geolocalizzatevi negli Stati Uniti e voilà, ciò che è fatto, lo scaricate, lo installate e siete già pronti a utilizzarlo. Per quanto riguarda NerbyShare, ragazzi, vi rimando anche al blog perché ho scritto un articolo proprio a riguardo, quindi qualche altra informazione che non vi ho detto in questo video la trovate nell'articolo proprio scritto su blog. E sì, perché sono ritornato a scrivere anche su blog, lo sapete, qualsiasi cosa andate a leggervi l'articolo, trovate qua in alto a destra nelle schede. E io questo video lo finisco qui, questo è stato un altro di quei video abbastanza corti del canale. E allora fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti se avevate già provato il servizio NerbyShare, come vi state trovando nel caso qualcuno di voi l'avesse utilizzato, insomma che qualcuno mi dica la propria nei commenti. E ragazzi, se questo video vi fosse piaciuto vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ragazzi, abbiamo nuovamente superato i 10.000 iscritti e io vi ringrazio veramente tanto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente tanto. Lo sapete, mi trovate anche su Instagram, @mythicosnake. Ragazzi, e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!